quattro step per difendersi dalle bufale. Come vedete siamo tornati a fare video brillanti e straordinari in chroma key, ma più che altro una cosa ve la voglio dire. In molti mi hanno chiesto, ma perché in alcuni video hai gli occhiali, perché in altri video non hai gli occhiali? In realtà voglio dipanare questo dubbio, che anche se non è così interessante ve lo voglio raccontare. Io sono miope e gli occhiali li porto sempre, solo che quando sono in ufficio non li porto perché sono davanti al computer, non sono presbite, e quindi mi dimentico di metterli durante i video. Questo qui è il motivo per cui in alcuni video gli occhiali, in altri non gli occhiali. Qualcuno mi ha detto, smettila di voler fare la scena di portare gli occhiali e levateli. Li porto perché non ci vedo da lontano. Detto questo, qualcuno di voi ha visto che tra sabato e domenica c'è stata questa grande valanga di tweet su Twitter, appunto, oltre 500.000, in cui si parlava del DC blackout. In pratica si parlava di un blackout o supposto tale, che sarebbe dovuto essere in essere, appunto, la notte tra domenica e lunedì a Washington DC, capitale degli Stati Uniti. Un blackout più che per quello che riguarda la luce e l'energia, per quello che riguarda le informazioni, cioè secondo quello che 500.000 di tweet, ripeto, che è uscito su Twitter, non sarebbe dovuta uscire nessuna informazione dalla città di Washington, né dai media tradizionali, né tantomeno dai social, in particolare da Twitter, che appunto censurava i contenuti che sarebbero dovuti uscire. Questo non è successo, è stata una bufala enorme, ripeto, 500.000 di tweet, scusate se lo dico tre volte, ma è davvero incredibile. Non è successo, i tweet sono usciti, le notizie sono uscite, non c'è stato questo blackout. Addirittura i washingtoniani, i washingtonisti, non so bene come si chiamino, hanno rispettato il coprifuoco in maniera diligente, quelli che sono stati fuori a far casino non sono stati poi così tanto, quindi un'enorme planetaria bufala. Com'è possibile? Se noi andiamo a leggere su Twitter si vedono addirittura alcuni imbecilli che hanno pubblicato esplosioni davanti all'obelisco di Washington, come se ci fosse davvero guerra in quel momento, in quel posto. È possibile perché siamo da un certo punto di vista una manica di pecoroni, lo abbiamo sempre detto tutti, lo sappiamo, se qualcuno scrive qualcosa tendiamo a credere a quel qualcuno. Quindi io ho approntato quattro punti reali, concreti, per provare a difendersi dalle bufale. Ovviamente sono punti che riguardano noi, perché le bufale vengono distribuite perché manchiamo di responsabilità, di approfondimento, di conoscenza o di pensiero critico. Quindi quattro cose che dobbiamo fare. La prima cosa che devi fare, che devo e dobbiamo, è datti un po' di credito. Solo perché non sei un influencer non vuol dire che quello che dici non possa fare enormi danni. Ogni cosa che dici può essere fatta girare e diventare virale, o addirittura può essere, anche se non diventa virale, presa per vera, iniziata a essere condivisa e dopo modificata, cambiata, eccetera. Quindi datti credito, non credere che perché non sei un influencer tu non abbia un peso comunicativo notevole. Fai una pausa, datti tempo. Spesso le bufale funzionano nella misura in cui funzionano a livello emotivo. Noi tendiamo a condividere le cose quando siamo emotivamente colpiti da quello che vediamo. Quindi calmati, quando vedi qualcosa non spingere subito il bottone di condividere, ma passa eventualmente al punto 3. Pensa in maniera laterale. Prova ad andare a vedere se quello che stai leggendo è riportato anche da altre fonti. Prova a cercare su Google, prova sulle tue fonti che reputi più autorevoli. Ovviamente l'ERCIO non può essere una fonte autorevole, è una fonte straordinariamente autorevole di cose che fanno ridere, ma capite che non può essere la nostra fonte autorevole. Quindi cerchiamo prima di criticamente analizzare che cosa sta succedendo e provare in qualche modo a trovare delle prove a suffragio di quello che sta succedendo. E subito dopo andiamo al punto 4. Le bufale possono essere empiricamente false, ma parlare di qualcosa di vero. Può essere preso un caso reale e modificato o interpretato in maniera diversa e diventare di fatto una fake news. È importantissima anche questa cosa qua, non dobbiamo pensare che le bufale siano un'entità completamente avulsa dalla realtà, spesso funzionano proprio perché hanno appigli nella realtà. E quindi non diamo tutto per scontato, né da una parte né dall'altra, stiamo calmi, diamoci credito, aspettiamo un attimo prima di condividere. Sono quattro cose, quattro chiavi che ci potranno davvero aiutare ad evitare di rendere il web quel posto marcio che in qualche modo tutti noi pensiamo, che
pensiamo che tutti possano dire qualunque cosa, pensiamo che tutti possano fare qualunque cosa, in realtà non è così, è straordinario il web. Si è visto che cosa sta accadendo negli Stati Uniti grazie al fatto che è stato filmato quello che è accaduto, che è stato atroce ma è stato filmato, quindi i social sono enormemente potenti, ma sono una nostra dannatissima responsabilità. Rock and roll.